Il personaggio di cui parliamo oggi ha poco a che fare col mondo degli sport da combattimento. In realtà ha a che fare col mondo del cinema. Noi abbiamo parlato di altri personaggi del mondo del cinema, ma avevano attinenza agli sport da combattimento. Forse in parte potrebbe anche lui avere qualche attinenza agli sport da combattimento, perché una volta ha interpretato per esempio un allenatore di pugilato e con tutti i schiaffi che ha preso lui, Steven Seagal mo se sarebbe fatto una faccia nuova. Chi è sto personaggio? È italiano? È straniero? L'avrete visto dal titolo. È Franco Lechner, in arte Bombolo. E oggi voglio parlare di Bombolo perché è un personaggio che a me è rimasto molto caro e che ovviamente ho seguito negli anni e di cui ho vissuto anche la morte. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte. Bombolo, tutti lo conoscono come Bombolo, molti di voi, molte delle persone che mi seguono sono giovani, sono nate che lui era già morto, perché lui è morto nel 1987, lui è un attore, un caratterista nato nel 1931 e il 21 agosto del 1987 è deceduto. Perché mi è rimasto molto caro? Allora, i film che ha interpretato Bombolo, secondo me, sono film importanti per la cinematografia italiana. Perché parliamo di film sicuramente trash, sicuramente un po' sexy, sicuramente lì dove c'è torpiloquio, parolacce, gag, eccetera, eccetera. Ma sono tutte pietre miliari, chi più, chi meno. Ragazzi, solo pensare alla saga del maresciallo Giraldi, perciò tutti i vari squadra antifurto, squadra antiscureggioni, squadra anti qua, squadra anti là, ovviamente c'è solo da avere dei ricordi positivi. Tra l'altro Bombolo per noi è fondamentale, perché Bombolo era già un ciccione, neanche più di tanto, ma era uno scureggione, ragazzi. Siccome in galera non ci sta. Ti ha aperto che mo arrivo 25 e senti sei cagato addosso, ti sei fregato col culo tuo, via fuori che... Ma te posso in ammazzate? Tre giorni che stai qui dentro e non mi dici niente. Non ti preoccupa, ma va a far caffè. Il grande Venticello, il personaggio che interpretava lui, era uno scureggione, ma talmente tanto scureggione che Thomas Millian, quando lo prendeva in giro, gli tirava a faccia e questo scureggiava e diceva che era di pelle corta, perché qualsiasi variazione della pelle o portava a scureggiare. Queste gag, questa roba che aveva fatto con Thomas Millian, tanto mi ricorda le gag che farei io oggi. Cioè io farei il Thomas Millian e troverei un Bombolo della situazione, che fa ride, che è divertente e che ovviamente caratterizza tutti i film. Perché poi lui non ha lavorato solo con Thomas Millian, ha lavorato per esempio con Pippo Franco, perché considerate che lui è stato scoperto da Corbucci e è stato spesso protagonista sia di film di Corbucci che di Pingitore. E con Pingitore ha lavorato pure al Bagaglino. Perciò grande comicità romana dei tempi. Cosa ricordo io di Bombolo? Ricordo tutti quei film che erano al di là del maresciallo Giraldi, perciò tutta roba poliziesca. Pronto? Ciampino? Sì. Mettete al culo. Che a Bombolo poi, ragazzi, faceva sempre il ladro sfigato. Faceva sempre quello che arraffava, grattava. Bellissimo per esempio Delitto in autostrada, dove Bombolo faceva l'allenatore di una squadra di pugilato. E quando sta squadra di pugilato vince le medaglie d'oro, lui se le frega e va da ricettatore per vendesele. Tanto è farvi capire. Oppure bellissima anche la scena dove, sempre nello stesso film, lui c'aveva la sua fidanzata Bocconotti Cinzia. Presento la mia fidanzata, Bocconotti Cinzia. Mai nome fu più azzeccato, perché poi esistono anche i dolci Bocconotti, ma Bocconotti Cinzia praticamente era una mignotta, ragazzi, parliamoci chiaro. Lui si era caricato una mignotta, era la sua fidanzata. Tra le varie battute molto crude, molto, molto volgari, Thomas Millian c'era. Oh, ci sta Bombolo, fa questa fidanzata mia, Bocconotti Cinzia, ci dovessimo sposare, stiamo mettendo tutte le marchette per avere la pensione, per avere i contributi. Ci dobbiamo sposare e so contento se ci facessimo da compare da me. Sì, certo, sì. Ma quando è che vi sposate? Beh, ancora devo mettere le cose a posto, devo riempire il libretto dell'Empasi, ci mancano parecchie marchette.
Beh, a quello ci pensa lei. Sta mettendo tutte le marchette per avere i contributi. E giustamente Don Massimiliano ne fa. Ah, che le marchette lei è brava, gli fa lei le marchette. Fai una brava ragazza, gli fa. Eh sì, è talmente brava che fa la mignotta e manco te ne accorgi, cioè. Ma gli dovete dare retta a quel dirigente, capito? Quella è una brava ragazza. Solo che un po' alla mano. Lavora pure. Venne i grini, sei macchinette. Venne tutto. È bravissima. È così brava a fare la mignotta che manco te ne accorgi. Battute epiche, grezze, terra terra, però ragazzi, si Thomas Millian metteva solo la faccia, la voce era di Ferruccio Amendola, tanti io ammazza quanto era bravo Thomas Millian. Sì, ma la voce, la caratterizzazione era di Ferruccio Amendola, questo solo per chiarire, eh. Bellissime anche altre scene di Bombolo, per esempio un film che tutti hanno sottovalutato, La sai l'ultima sui matti. Erano tutte barzellette, dove c'era Bombolo che faceva il matto col Cannavale. Senti, vogliamo fare una cosa con le mani e con la lingua, dai 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 dai! Facciamolo. Come no? Facciamolo. Un capolavoro di titolo è Viva la Foca, ragazzi. Uno dei film a cui appartiene. Quando era uscito Viva la Foca, tutti quanti pensavano a Viva la Figa, no? Uè, Viva la Foca. So quei film, perché Bombolo è stato in tanti film, tra virgolette, sexy, no? I classici film di serie B, con quelle che se spogliavano, zinne di qua, culi di là, chiappe da tutte le parti. Bombolo poi alla fine non ha mai fatto troppo il provolone, mettiamola così, in questi film, poi non lo so, al di fuori del film. Era sempre una figura neutra, era quello che prendeva i schiaffi. Allora che? Mi riconosci o non mi riconosci? Sì, ti riconosco, Memini, sì, ti riconosco, Memini, quale? Dimmi che no e me na. Era quello che piagneva, perché gli dava nei pizzi e lui ma fatto male. Era bellissimo questo rapporto che aveva generato il regista tra Thomas Millian e Bombolo, dove c'era una conoscenza di lunga data, dove uno era il poliziotto e l'altro era il ladro, e il ladro ogni volta prendeva sti schiaffi e piagneva, perché giustamente c'è anche una storia dietro. Avi e braccia, bravo, petto in fuori, mento su. Senti, c'è, ti avevo promesso che non ti davo più schiaffi finché non eri tu a chiedemeli a forza da piamme per culo. Thomas Millian gli diceva: ti ricordi quando ero piccolo che me menavi? Ecco, mo ti ridò tutti con gli interessi. In alcuni film addirittura c'ha il taccuino e si segna gli schiaffi. A quanto siamo arrivati? 2420. E gli fa: oh, dobbiamo arrivare a 7000, stai tranquillo. Vabbè, ma voi me ne avete rubati due, ti è? Pam pam, gli dà due pizze. E io la seconda volta dico che li conosco. Come si chiamano, 26? Mi metto lo scobone e Sergio puzza. Poverino, piange, che cosa gli è successo? La moglie gli ha fatto un fio negro a sto cornuto, signore. Con tutto il famoso rumore anni 80 delle pizze. Film veramente fondamentali. Bellissimo, un altro pezzo di Bombolo era quello della truffa della schedina. Era veramente fantastico. Lui si recava all'aeroporto, faceva finta che doveva partire per Sydney e lui la chiama Disneyland. Cioè, lui fa, a un certo punto fa: mannaggia la miseria, perché lui che fa? Va nel bagno. Ai tempi come funzionava? Ti facevi la schedina, la compilavi, poi te ci mettevano le marche della Totip, si chiamava Totip, ancora non si chiamava manco Totocalcio, attaccava sopra e faceva finta che quella l'aveva già giocata, era schedina vincente. Risultati definitivi: Bologna-Genova 0-0, Fiorentina-Foggia 2-1, Napoli-Pescara 4-2, Inter-Lazio 2-2, Juventus-Atalanta 1-2. Se vede lui col compare, che era uno mezzo secco, mezzo fesso, così. Piaccia zozza, ma che c'è da fare con questa schedina? Me ce pulisca il culo! Ho sempre giocato senza vincere mai e vado a vincere proprio oggi che torno all'estero! Che provano a intorta uno dicendo: mannaggia la miseria, mo che do partì ho vinto, devo andare a Sydneyland. Prima dice Sydneyland, poi dice: devo andare a Disneyland, mi stanno aspettando i parenti mia. Guarda che disca, mi ha sputato un faccia la fortuna. Guardate qua che corpo di fortuna. Ho fatto un 13 secco Gagliardo. Guardate, con la Juventus che ha beccato dall'Atalanta. L'Atalanta la vince? Sì. Ma è la squadra del mio cuore, viva l'Atalanta! Ah, lei è contento perché ha vinto l'Atalanta, ma io me la do via comunque dal culo, perché mi tocca partire per Disney. E c'è l'imprenditore milanese che è il Pollo, e dall'altra parte c'è sta il compare fa: la prendo io! E l'altro: no signore, guardi, la prendo io. Scena fantastica, perché poi... C'è nessuno che stava a comprare? Ma sputato in faccia alla fortuna? 5 milioni! Se la compri lei che è tifoso dell'Atalanta. Un momento, per 5 milioni comprerò io questa schedina. Posso vedere?
molto gentile. Tanto a me in Australia non mi serve. Ma scusi signore, l'affare l'avevo offerto troppo a me. Troppo tardi signore, l'affare lo faccio io. La caratterizzazione di Bombolo in tutte queste scene fa la differenza. Cioè Bombolo caratterizzava qualsiasi scena facendo ride. Schiaffi, pizze, pianti, espressività. Lui giocava molto sulla parte fisica, sulla parte espressiva, sul fatto che era, tra virgolette, simpatico, mettila così. Poi, ripeto, nella vita reale, non lo so, magari poteva essere pure uno musone, non ve lo so dire. Ma nel film, nelle scene che lui girava, faceva la differenza e ha cambiato, secondo me, le sorti di tanti film che sarebbero, se no, finiti nel dimenticatoio. Cioè, un personaggio che, messo in qualsiasi scena, messo in qualsiasi cosa, la cambiava. Cioè, tu arrivavi là, che film è? La sala è ultima sui matti, ah, che coglioni, c'è sta quello che i baffetti dice stronzate in farita a nessuno, là. Ma c'è Bombolo. Allora andiamosela a vedere, ragazzi. Quando ero piccolo io, quando si andava al cinema, io avevo 7-8 anni così, si diceva, chi c'è nel film? C'è Bombolo, andiamola a vedere. Io mi ricordo i grandi che lo dicevano, intermedi, ma noi stessi a scuola, che c'è Bombolo nel film? Se andiamo a vedere, ragazzi, Bombolo ti caratterizza per film, te lo cambiava. I registi questo lo sapevano, lo hanno fatto entrare appositamente. Lui mi sembra che ha iniziato nel 76 il cinema, con Corbucci stesso. La carriera non è stata lunghissima, ma ha girato una marea di film, se ci pensate, in proporzione agli anni, perché lui dal 76 all'86, sono passati 10 anni, ha girato una vagonata di film. Poi nell'86, poraccio, c'ha avuto una meningite che l'ha affiaccato. Infatti l'ultimo film che fece con Nino D'Angelo era visibilmente dimagrito, era rovinato, coraccio. Nell'87 fino a, mi sembra, a maggio, lui lavorò al Bagaglino, però stava proprio a pezzi, ragazzi, perché c'aveva un male incurabile del tempo e probabilmente male incurabile di adesso. Alla fine, io mi ricordo, mentre stavo sotto l'ombrellone al mare, stavo in Calabria, venne mia madre e mi disse, guarda che è morto Bombolo. Io rimasi malissimo. Bombolo è morto, ma come è morto? Era giovane. Perché poi Bombolo, nonostante ci avesse 56 anni, lo vedevamo giovane, perché era tondo, era tutto, capito, stava sempre, poi scherzava, rideva, cioè ti faceva molto pensare il fatto che fosse morto colui che ti faceva ridere. Era un gran peccato, perché per me, ma per molti altri, era proprio una di quelle figure che nei film scrausi faceva la differenza. Quando ero ragazzino io, Squadra Antiscippo, Squadra Antidroga, la scena Delitto al ristorante cinese dove sta con Thomas Millian travestita da cinese, quelle sono veramente epocali, quelle scene. Quello per me era un film da cinema, io l'ero andato a vedere al cinema, Delitto al ristorante cinese. Io non pensavo fosse serie B, serie C, eccetera. Per me quello era il top, perché eri ragazzino, te faceva ridere, Thomas Millian era il tuo idolo, Bombolo era la sua spalla ed era anche lui il tuo idolo. Anzi, posso dirla tutta, Thomas Millian senza Bombolo non sarebbe stato la stessa cosa. Quella è la cosa più importante. Cioè, uno dice, ma che poi Thomas Millian senza Ferruccio Amendola non sarebbe stata la stessa cosa. Non era Thomas Millian, ragazzi, era una formazione di gruppo composta almeno da 3 persone più regista, che rendeva sti film veramente belli, veramente divertenti. Comunque, per concludere, ripeto, volevo fare sto video su Bombolo perché è un personaggio che va ricordato. E a me, se mi fate ricordare un personaggio, anche se non è un personaggio degli sport a combattimento, e anche uno che ha lavorato con Nino D'Angelo, pare ci ha fatto 2 o 3 film tra l'altro, e con Pippo Franco, perché poi mo non gli voglio togliere meriti e tutto quanto, però ovviamente è più ricordato per i film con Thomas Millian, però è un personaggio che va ricordato, c'è poco da fare. Chi non ha mai visto i suoi film, ragazzi, se li andasse a recuperare, perché le sue interpretazioni, che io uso spesso in alcuni miei video, no, le pizze, metto sempre quelle del Bombolo, il famoso a cameriera, ma quando arriva sta pizza, pim, gli arriva una pizza, a cameriera arriva sta pizza. Quella è fantastica, ragazzi, abbiamo usata per esempio nel video con Ciancarella, che sta lì ad aspettare, ma... Cameriere, quando arriva sta pizza? Aia! Come fai a non cogliere certe citazioni? Fatevi una cultura, andate a vedere il vecchio cinema italiano, magari trash, ma molto molto divertente e molto ben interpretato. Bombolo era uno dei rappresentanti più importanti di sto cinema, nonostante fosse un ciccione, nonostante fosse uno scureggione, era nelle nostre grazie, ragazzi. Poi ciccione manco più di tanto, cioè era grossetto, ma non eccessivamente. Perciò, ragazzi, un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Secchi e brutti, un colpo sotto, via giusta a tutti. Se ti senti oppresso ed a tratti un po' depresso, mangia bene, smettila di intasare il cesso. E allora?